Buongiorno ai lettori di 980 e un saluto ovviamente agli spettatori, in questo caso di 980. Oggi parliamo di un tema molto importante, molto attuale, e cioè di Covid-19, anzi di vaccini al Covid-19 contro il Covid-19. Lo facciamo con una persona assolutamente esperta, perché si tratta di un medico che è stato tra l'altro vaccinato, quindi chi meglio di lei ci può aiutare a capire di più rispetto a questa vaccinazione? Quindi ringraziamo la dottoressa Marica Triscari, che tra l'altro lavora al pronto soccorso del Civico di Palermo. Un buongiorno alla dottoressa Marica Triscari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Marica, noi ovviamente ci diamo del tu e iniziamo a affrontare questo argomento che, per quanto molto attuale, per quanto sentito, strasentito, letto e riletto, è comunque un tema che va sempre approfondito con delle persone competenti, in questo caso come te. Parliamo di vaccinazione. Tra pochissimo entreremo magari nel dettaglio. Per prima cosa, però, ti chiedo, tu sei stata vaccinata il 2 di gennaio, sei stata una delle prime in Italia a essere vaccinata, e quindi potresti spiegarci qual è stata la procedura, cioè come ti hanno informato, cosa hai dovuto fare tu per essere vaccinata? Allora, ho ricevuto una comunicazione interna il giorno 2 gennaio per ricevere questa prima dose del vaccino contro il virus SARS-CoV-2. Chiaramente subito non ho esitato un attimo, subito ho stampato la raccolta anamnestica, l'ho compilata e subito sono andata lì personalmente per farmi vaccinare. Senti, ti posso chiedere qual è stato il tuo primo pensiero, che emozione hai avuto quando ti hanno detto, dottoressa, ti puoi vaccinare oppure c'è questa possibilità? Allora, ero abbastanza emozionata, infatti nella foto che mi hanno fatto sono stata proprio immortalata e si vede palesemente che ero emozionata. È una cosa particolare, dopo un anno di sacrifici e lotta contro questa enorme pandemia, finalmente si arriva a una conclusione, a una soluzione, che è appunto questa del vaccino. Senti, posso farti una domanda che si fanno un po' tutti, tra virgolette, coloro che non sono all'interno, non sono operatori sanitari come te, quindi non sanno magari tutto. Si è letto, si è sentito e ci sono state delle conferme, da parte di persone che hanno contratto il virus dopo essersi vaccinate, però le due cose non sono necessariamente collegate, nel senso che, poi ce lo spiegherai meglio tu, però si può avere anche contratto il virus prima di essere vaccinati, anche se si fa il tampone perché magari la malattia è in incubazione, non si ha comunque l'immunità prima di due dosi, insomma, puoi spiegarci come funziona? Sì, allora l'efficacia del vaccino si ha solamente dopo la settimana successiva al 21° giorno. Quindi facendo un esempio, nel mio caso io riceverò la seconda dose il 23 di gennaio, praticamente avrò una protezione, ovvero una prevenzione alla malattia non prima dei primi di febbraio. È normale inoltre che un medico si può contagiare praticamente dopo il vaccino perché magari era in incubazione il virus. Sappiamo bene che il periodo di incubazione del virus dura dal secondo giorno fino al 14° giorno, quindi è normale che dopo che qualcuno riceve il vaccino, è normale che invece ce l'aveva incubato e quindi praticamente ha l'infezione. Senti, prima hai detto che per voi è stato un anno difficile, questa è una soluzione, ma effettivamente per un medico il 2020 che anno è stato? Perché comunque avete dovuto affrontare davvero tante difficoltà sotto tanti punti di vista. È vero che quando si fa il giuramento di Ippocrate probabilmente ci si aspetta di vivere dei periodi complessi, probabilmente però non ci si aspetta di vivere una pandemia come questa. Sì, allora è stato un anno brutto, difficile, complicato. Sicuramente avevamo a che fare con qualcosa che non conoscevamo e quindi tutto molto più complicato. Allo stesso tempo, però, per me è stato un anno comunque significativo dal punto di vista professionale perché per la prima volta mi è stata data l'opportunità di lavorare in ospedale, cosa che chiaramente, essendo che il percorso del medico è molto lungo e prevede vincere una borsa di specializzazione, a tutti noi piccoli medici ci è stata data l'opportunità appunto di lavorare e di metterci in prima linea. Senti, prima di chiudere la nostra interessantissima conversazione,
si sente tanto in giro, non solo da persone comuni come posso essere io, come possono essere i lettori di 98.0, gli spettatori di questo video, ma anche da qualche tuo collega, qualche medico, un po' di scetticismo nei confronti di questo vaccino. Secondo il tuo pensiero, quant'è importante invece la vaccinazione e quanto aiuta non solo la popolazione italiana, ma direi in generale la vita del mondo, questa possibilità di avere il vaccino contro il Covid-19? Allora, è importantissimo vaccinarsi perché è l'unica soluzione che abbiamo. Intanto ricordo che praticamente il virus, il vaccino non provoca la patologia, non provoca la malattia, perché non viene, non è costituito da un virus, appunto. Di conseguenza, perché non ci dobbiamo vaccinare? Anzi, è l'unica soluzione che abbiamo per creare un'immunità, l'immunità di gregge, in modo tale da proteggere chi ci sta accanto e soprattutto proteggere chi non si può vaccinare. Per esempio, non si possono vaccinare le donne in gravidanza, non si possono vaccinare i bambini, i ragazzini sotto all'età di 16 anni. Quindi lo scopo di questa intervista per me è quello proprio di mandare questo messaggio: vacciniamoci, perché è l'unica via d'uscita da questa pandemia. Dottoressa, io ti ringrazio ovviamente non solo per il tempo che ci hai dedicato, ma anche per il lavoro che svolgi tu, chiaramente insieme a tutti i tuoi colleghi. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie.